Mi trovo a 37 minuti al Formentino, il Formentino sta lì sotto. Guardate un po' qui. Qui ci batte il sole, dove c'è il sole, la vegetazione è poca. Prevalgono i cerri, querce. Guarda, questi sono essiccati. Ma quello che mi interessa è andare qui sotto, perché qui c'è una serie di rocce da esplorare sicuramente. C'è qualche caverna. Però scendere qui ci vuole molta precauzione ed attenzione. Se avviciniamoci con calma, scendo qui, vado da questa parte, qui c'è del vuoto, vabbè, qua bisogna avere tecnica, agilità, occhio, riflessi ed allenamento. Mi divincolo da qua. E qui che ci sta qua? Vediamo un po' se posso scendere qui da questa parte piano piano e vado alla base, perché questa qui porta alla base. Non è che è molto pericoloso, però se non è pratico ci sono sempre gli imprevisti. Allora costeggiamo questo pezzo di roccia e qui si scende sotto. Se e beh, qua bisogna stare attenti, perché qui c'è del vuoto, sì, c'è del vuoto. Massima precauzione, la fammaci un attimo. Vedete qui? Qui c'è un buco, qui c'è un buco, vedete? Non si può scendere. Allora qua mi conviene risalire sopra, non mi voglio fare bravo. Potrei anche scendere qua, però è meglio di no. Proseguo sopra.